naturalmente i guardasigilli, il ministro Andrea Orlando, che prego salutare con un caloroso applauso di benvenuto. Il ministro sicuramente per la peculiarità del nostro istituto, che si trova in un contesto particolare, in un contesto a rischio, diciamolo francamente, ma che ha tante opportunità, tante risorse, e quindi è l'immagine emblematica di un quartiere in cui non mancano le difficoltà, ma che sta cercando, grazie all'appoggio dell'amministrazione, grazie all'appoggio dell'ufficio scolastico provinciale, di risollevarsi. Infatti ministro, da 2 anni, grazie alla lungimirante intenzione del sindaco di Catania Enzo Bianco, che è qui oggi presente, che invito a salutare anch'egli con un altrettanto caloroso applauso, e l'assessore Scialfa, che salutiamo anch'ella con un altro applauso, abbiamo distribuito ogni complessivo ministro. Ne abbiamo 2 per la verità, saluto anche la preside Cascio, che ha accettato gentilmente l'invito che le ho rivolto. Abbiamo questi 2 istituti superiori, il ministro, che stanno funzionando molto bene. Vi presento brevemente, per chi ovviamente non ha bisogno di presentazione, ma perché gli alunni, magari più giovani, ministro, non sempre seguono la politica, e quindi è giusto che prima di questa tavola rotonda sulla giustizia dica 2 parole sul tuo corpo. Il ministro Orlando è il ministro della giustizia, è ministro da 4 anni, prima si è occupato di politiche ambientali, è stato ministro dell'ambiente, quindi la presenza del ministro della giustizia a Librino è un ulteriore segnale dello Stato nei confronti naturalmente di questo quartiere. Vorrei recuperare un po' di tempo e ringraziare nel cuore, a nome della città di Catania, il ministro Andrea Orlando per questo segnale che sta dando oggi alla nostra città e sta dando anche a questo quartiere. Ringrazio naturalmente tutti per la comunità presente, a partire dal prefetto di Catania, che avete già sentito, è immediatamente operativa nell'affrontare questioni che riguardano anche i temi della legalità oltre a quelli della sicurezza. Signor Ministro, Andrea, voglio raccontarti una storia brevissimamente, perché è emblematica di molte cose. 3 anni fa, quando poco tempo dopo il mio insediamento, ho ricevuto nei normali appuntamenti di lavoro l'assessore alle politiche scolastiche Valentina Sciarra, che mi ha portato l'indice dell'evasione dell'obbligo scolastico nella nostra città. Avevo tradizionalmente anche delle precedenti esperienze, certo non ricorderate, a partire dall'impegno che tuo padre Paolo Cerretta propuso per il campo delle politiche scolastiche nella lotta all'evasione scolastica. Abbiamo posto in essere un'azione nel passato che aveva consentito a Catania, che aveva più del doppio dell'evasione dell'obbligo scolastico, di ridurla alla metà della media nazionale. Si era però palesato un problema drammatico esattamente in questo quartiere, e non nell'obbligo scolastico per le scuole medie inferiori. Il dramma dell'esplosione dell'evasione capitava dai 14 ai 16 anni, nel momento in cui i ragazzi dovevano iscriversi alle scuole secondarie superiori. Librino, un comprensorio di 60.000 abitanti circa, quindi è, se mi consenti, una media città italiana molto più grande di molti comuni di provincia, non aveva ancora una scuola secondaria superiore. Con un'azione determinata abbiamo iniziato un processo che è stato quello di provare a chiedere se il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana erano disposti a trovare la strada più semplice e la più diretta per aprire una scuola, che è quella dell'istruttore di conduzione.
Andrea, siamo dovuti scontrare con quel mostro che si chiama burocrazia e quell'altro mostro che si chiama corporazioni, in ogni modo e con tutte le i possibili strumenti e motivi hanno cercato di ostacolare questo nostro intendimento. Pensa che la presidente Castro, che allora era già lì, ma anche in Emanuele della Risata, che ancora non era arrivato in questa scuola, hanno letto sicuramente un documento scritto dall'Associazione dei dirigenti scolastici, in cui era scritta questa seguente frase: la Costituzione garantisce il diritto allo studio, ma non garantisce dove. Naturalmente, vuol dire, trascurando il fatto che un ragazzo di Lillo, per andare a studiare nel centro della città, incontrava difficoltà che spesso erano insormontabili. La nostra scelta è stata quella di insistere con determinazione. Siamo stati aiutati sicuramente anche dal governo, che ci ha dato una mano in questo senso, e abbiamo aperto in questo delle scuole a Muscola e a Testa Rossi l'istituto di comprensivo. Pensa che siamo già a complessivamente quasi 300 ragazzi che sicuramente nel 90% dei casi non sarebbero stati iscritti, e che stanno tra l'altro trovando un indirizzo anche professionale di particolare interesse, perché questa è una città che ha avuto uno straordinario sviluppo in termini turistici, e quindi l'indirizzo per esempio enogastronomico o alberghiero sicuramente è un'opportunità di lavoro straordinario. Perché ho voluto citare questo esempio? Perché avendo recuperato alcune centinaia di ragazzi, ancora di più ne faremo l'anno prossimo, ci sono domande di iscrizione addirittura dal centro della città di persone che vengono a scrivere, che vengono a scriversi qui, questo naturalmente comporta, secondo me, un grande valore. Il tema della legalità e della sicurezza si ottiene e si lavora in questo campo anche offrendo delle opportunità. Abbiamo lavorato tutti insieme con straordinaria passione, voglio ringraziare i dirigenti scolastici, il corpo insegnante, voglio ringraziare le famiglie di questi meravigliosi ragazzi che oggi sono un esempio per tutto il paese. La cultura della legalità si afferma dando opportunità. Lo Stato sta scommettendo seriamente, anche grazie ai patti, al patto per l'Italia e al polo città metropolitana, dando strutture presenti anche contro il disagio sociale delle periferie. Ti ringraziamo di cuore per quello che hai fatto anche nel campo dell'efficienza della giustizia, che è un valore altrettanto importante, e Catania ti saluta con questo piccolo esempio positivo, che però ha un valore, credo, che supera i confini di questo quartiere e della nostra città. Grazie per la tua presenza, Catania. Signor Ministro, buongiorno e grazie per essere qui. Lo interpretiamo come territorio, questo è un grande segnale di attenzione per questa realtà, una realtà, come mi è stato già detto, complessa. Io non voglio togliere tempo alla discussione che lei farà con questi ragazzi. Questo esempio di questa scuola, io credo sia, non ho partecipato alla battaglia che hanno fatto il sindaco e il direttore scolastico precedentemente della Rete, ma credo che sia una realtà che va difesa e aiutata, anche perché ricorda un po' quello che diceva anche Don Milani, nel senso che non bisogna mai lasciare nessuno indietro e dare una possibilità a questi ragazzi che vivono certamente in un quartiere molto molto difficile. Vuol dire prestare attenzione e dargli un'opportunità di vita e di lavoro diversa. E questo significa dare un'opportunità diversa a coloro che vivono in un ambiente in cui magari ci sono, perché ci sono, non bisogna negarlo, delle logiche anche legate alla criminalità organizzata. Per questo io la ringrazio ancora di più, signor Ministro, per aver dato questo segnale a questa realtà. Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio voi. Per me è una bella occasione essere qui e sarò molto contento di rispondere alle domande che vi farete. Ma la ragione, diciamo, di questa mia presenza è questa. Io penso che la politica nazionale spesso percorre le strade più semplici, va nei luoghi dove in qualche modo
si realizzano eccellenze, si conquistano primati nei luoghi in cui si racconta. Io credo profondamente un'Italia che ce l'ha fatta. Penso che la politica, se però vuole riconquistare una forza, un'autorevolezza, un prestigio, deve andare anche nei posti dove si combatte per provare a farcela. Guardate, io non parlo di luoghi perduti, perché credo che non esistano luoghi perduti e che tutti i luoghi possano essere la vicenda che è stata raccontata lo dimostra, tutti i luoghi possono essere l'occasione di una battaglia di riscatto. E però se la politica non sa accendere i riflettori su questi sforzi, il rischio è che, come dire, la realtà raccontata non corrisponda più alla realtà reale. E quindi una situazione come questa, quella di Librino, è una situazione che credo che debba dovrebbe essere il centro della nostra attenzione, perché ci consiglia una riflessione su anche gli errori che sono stati fatti in passato. Questo non è un quartiere urbanisticamente di per sé più brutto di altri quartieri, anzi è stato oggetto di lungimiranza e di visione. Che cos'è che ne fa la differenza? Il fatto che qua si siano concentrate persone con difficoltà e il fatto che progressivamente siano venute meno o non siano mai state previste funzioni che ne facessero in qualche modo una realtà appunto dove ci sono opportunità come le altre. È la storia di molte periferie italiane, progettate da grandissimi urbanisti, con criteri spesso futuristici, e poi però via via spente dal fatto che alcune opportunità che nella testa di chi aveva progettato queste realtà non si sono mai realizzate. Ora, aprire una scuola qui non è soltanto un modo di riportare più vicino un servizio, è un modo di cambiare la realtà stessa, perché le nostre città, le nostre periferie si sono degradate, si sono guastate perché si sono spente, perché si sono indebolite appunto quelle funzioni che consentano alle persone di stare insieme, sì, perché questo è l'altro punto. Le periferie sono state nella storia del paese anche il luogo del riscatto, nel momento in cui c'è stata la possibilità di trovarsi, di incontrarsi, di condividere i problemi e poi di provare a risolverli insieme. Sono diventate più complicate, più tristi, con meno opportunità, nel momento in cui ognuno, spaventato da un contesto che diventava più difficile, si è rinchiuso in qualche modo in casa, si è confinato nella propria dimensione privata. E così si indebolisce la legalità. Perché quando le persone per bene, che sono la maggioranza in tutte le realtà, fanno un passo indietro, ne fanno due avanti, quelli che invece fanno di quel territorio il luogo del loro arbitrio. Ecco, una scuola è un modo di stare insieme, oltre che un luogo dove si impara. Perché attorno alla scuola ci stanno i ragazzi, ci sono i genitori, ci sono gli insegnanti. Una scuola è una comunità e noi dobbiamo fare in modo tale che tante comunità possano moltiplicarsi proprio nelle realtà più difficili del nostro paese. Quindi questo dovrebbe essere, deve essere il nostro sforzo, il nostro impegno. Però guardate, voi avrete occasione a scuola di imparare tantissime cose. Vi spiegheranno dei diritti che potete rivendicare, che la Costituzione vi riconosce, e credo che dovrete far tesoro di quella lezione. Ma dovrete anche, io credo, comprendere che quei diritti sono il frutto di qualcuno che prima di voi si è battuto e si è impegnato per conquistarli. Allora, la cosa più importante che si impara a scuola, quando la scuola funziona, non è soltanto l'insieme delle cose di cui si può disporre,
in termini di legge, in termini di servizi, ma è il fatto che a ciascuno di noi nell'impegno collettivo è consentita, anzi è un dovere per ciascuno di noi fare delle battaglie per conquistare uomini di Dio, che non sono mai il frutto soltanto di un buon legislatore, sono sempre il frutto di battaglie civili, ma dalla profonda consapevolezza che la legge è il frutto di una azione di carattere collettivo per migliorare le condizioni della società. Insomma, per imparare che il potere non è il soggetto al quale rivolgersi per chiedere dei favori, ma è invece il soggetto a cui rivolgere per esigere dei diritti. Questo io penso sia un punto fondamentale. La grande crescita democratica del nostro paese ha coinciso con questa consapevolezza. I passi indietro che sono stati fatti e che si fanno è quando invece si smarrisce questo punto di riferimento e si pensa in qualche modo che l'unico modo per farcela è affidarsi a qualcuno che ti concede qualcosa. No, voi avete dei diritti, fate una battaglia, combattete quando avrete gli strumenti e l'età per farlo, per farvi valere questi diritti, per conquistarli per voi e per conquistarli anche per quelli che non sono in grado di fare questo tipo di battaglia. Ringrazio. Signor Ministro, le vorrei chiedere se sarà possibile risolvere il problema della fuga dei cervelli da Milano. Mi dispiacerebbe per ancora ragazzi e ragazze non seguire la laurea, ma se non poter lavorare nel nostro territorio. Di tutto ciò che hanno bisogno sia a livello umano che a livello culturale e scientifico. Riguardo il nostro paese è un livello di risorse umane e di altri livelli. Per cercare di evitare questa fuga che è una doppia beffa, perché vedete, questo significa da un lato che tanti ragazzi che studiano devono andare dall'altra parte, ma dall'altra è anche il fatto che uno Stato, un sistema formativo investe su una generazione e poi quell'investimento viene preso da un'altra parte, portato da un'altra parte. E la desertificazione di questo, che è conseguenza di questo fenomeno, è una delle cause anche degli elementi di sottosviluppo di alcune aree. Nel Mezzogiorno purtroppo è ripresa in modo significativo una immigrazione verso altre realtà, che non è più quella dei padri e dei nonni che partivano per andare a fare i minatori o per andare a fare gli operai nelle fabbriche del nord, ma è quella spesso di ragazze e ragazze che hanno un livello altissimo di formazione scolastica ed è una, se possibile, un fenomeno ancora più grave di quello di quel tempo, perché chi partiva e faceva fortuna in Svizzera o in Germania metteva qualcosa da parte, poi tornava e in qualche modo restituiva al suo territorio. Chi se ne va non torna più. E questo priva il paese di una parte importante di classe dirigente proprio dove ci sarebbe più bisogno di questa classe dirigente. Ora io dico una cosa molto semplice, molto banale. Io penso che noi possiamo provare a invertire questa rotta pensando a una ripresa anche di un ruolo dei soggetti pubblici nella crescita economica. Ci sono realtà del Mezzogiorno nelle quali non possiamo soltanto aspettare che ci sia una ripresa economica dovuta all'andamento del carattere generale. Noi in questo momento siamo in una situazione in cui la crisi è più grave, ma la dimensione degli investimenti pubblici è metà di quella della prima della crisi. È una condizione che non si può reggere. Per questo noi abbiamo chiesto che si rivedesse il patto di stabilità europeo, che è un patto di stabilità che mette dei vincoli rispetto alla possibilità di investire. Ma per questo penso che si debba ripensare anche un po' alla politica nazionale, perché noi per esempio abbiamo
una miriade di centri di ricerca e universitari e legati a diversi ministeri che tutti divisi non riescono a svolgere una funzione di sostegno allo sviluppo. Se riuscissimo a costruire, io l'ho chiamata una sorta di della conoscenza, che fosse in grado di trasferire know-how, trasferire strumenti di innovazione alle imprese o a chi vuole provare a fare impresa, in territori difficili questo potrebbe essere una risposta. Insomma, la dico così, l'illusione che il mercato da solo risolva tutte le sue contraddizioni è una illusione che si è rivelata fallimentare. Il mercato funziona quando si affrontano le sue principali distorsioni, e oggi ci sono temi che il mercato non risolverà, quello di una adeguata distribuzione degli investimenti e quella anche quindi di uguali opportunità in tutto il territorio, possono essere soltanto il frutto di alcune logiche che rivedano questo tipo di impostazione. E questa è la risposta che credo si debba dare. L'Europa può avere un ruolo fondamentale su questo fronte, ma naturalmente è molto importante cambiare anche alcune impostazioni culturali che hanno regolato anche i decenni che sono alle nostre spalle. Per evitare che i ragazzi come noi intervengano lo stato pericoloso e cattiva? Il ministro direttamente poco, però penso che il ministro e i ministri possano aiutare a moltiplicare esperienze come queste, quindi aprire più scuole, aprire più centri di aggregazione, fare in modo tale che il tempo che non si passa a scuola non sia passato buttati in una strada senza avere nessuna possibilità di crescita comune. Un grande scrittore siciliano ha detto che la mafia si combatte con un esercito di maestri, e io credo che sia la verità, nel senso che noi possiamo continuare a vedere telecamere, presidi, forze dell'ordine, ma poi a un certo punto, oltre un certo segno, questo non basta più. Se non si costruiscono delle condizioni nelle quali si restituisce la vivibilità e i ragazzi possano stare insieme per qualcosa di diverso, appunto, della passare il tempo in modo passivo aspettando che qualcuno magari ti recluti per fare cose non positive, la battaglia è persa. Allora io penso questo è una cosa su cui sto riflettendo, anche occupandomi di un'altra cosa. Io penso questo, che noi sì, nel corso degli anni abbiamo sempre investito sul tema delle infrastrutture, della crescita economica, del mezzogiorno, che è una battaglia che va continuata, ma forse noi dovremmo provare a pensare un differenziale a favore del mezzogiorno, non in termini di infrastrutture o di investimenti, ma in termini di servizi. Cioè, forse noi dovremmo partire dal fatto che qua una scuola è più preziosa che non da un'altra parte, che qua il buon funzionamento di un centro di aggregazione è più importante che da un'altra parte. Integrato che si è determinato in molti quartieri, certo è frutto delle condizioni di vita di chi ci vive, ma è anche frutto del fatto che nel corso del tempo appunto questa realtà di tessuto associativo, di occasione, di vita comune si è progressivamente indebolito. Io penso che si debba provare a pensare a un differenziale in positivo, cioè in qualche modo più risorse per le realtà degradate, non tanto dicendo, secondo una logica che ha anche un suo senso, si investe, quindi si crea occupazione, quindi una volta che si crea l'occupazione poi tutto ripartirà, perché purtroppo io credo che quelli sono tempi talmente lunghi che nel frattempo si perdono una, due, tre generazioni. Probabilmente dovremmo cominciare a pensare sul fatto che in alcune realtà è più importante che ci siano, non so, più assistenti sociali che dalle altre parti, più maestri che dalle altre parti, più operatori che facciano funzionare la giustizia che da altre parti.
tornare anche un po' ad investire su una pubblica amministrazione che svolga un ruolo attivo in, questo senso. Noi purtroppo abbiamo in qualche modo dei parametri che dicono tot abitanti e tot servizi, senza tener conto del fatto che gli abitanti di alcune realtà sono molto diversi dagli abitanti di altre, le domande degli abitanti di alcune realtà sono molto diverse. Quindi io credo che forse introdurre questo elemento sarebbe già un elemento che può iniziare a cambiare concretamente la vita delle persone. Ministro, quando sono già diagnosi, il numero della sistemata di scuola secondaria di Trinitalia. Durante lo scambio scolastico abbiamo studiato in storia l'illuminismo e come gli intellettuali in quel periodo, per esempio l'italiano Cesare Beccaria, hanno iniziato a sottolineare la necessità di abolire la tortura e la pena di morte e a introdurre l'idea di un carcere che abbia una funzione rieducativa e riabilitativa. Sappiamo che tale competenza del Ministro della Giustizia in Italia oggi c'è quello di garantire il funzionamento delle strutture penitenziarie. Per questo motivo vorremmo sapere come oggi viene garantita la rieducazione, la riabilitazione, l'assistenza effettiva e formativa nelle intenzioni di minorile. Grazie per questa domanda e bene che ci ricordiamo questo fatto, che noi siamo il paese dove è stato scritto questo libro importantissimo, nel Settecento, questo libro scritto da Cesare Beccaria, che è uno dei libri italiani più tradotti nel mondo, e che dice una cosa che non sempre è patrimonio comune, anzi se voi sentite i politici in televisione diranno sempre spesso il contrario. Sostanzialmente cosa diceva Beccaria? In un tempo in cui c'era la tortura, la pena di morte, che la deterrenza delle pene, cioè la possibilità di spaventare le persone con le pene, non è legata all'aumento delle pene, ma alla certezza che ci sia quella pena. Purtroppo questo non va più molto di moda, perché si racconta spesso che aumentando le pene in modo a dismisura si ridurranno i reati. In verità non succede così da nessuna parte. I paesi che hanno adottato per esempio la pena di morte, alcuni sono grandi democrazie, gli Stati Uniti hanno ancora oggi la pena di morte, sono paesi dove il tasso di criminalità è tra i più alti del mondo. Questo libro, che è un libro molto bello, scritto in italiano molto complicato, ma se vi capitasse mai di avere la possibilità di leggerlo, spiega l'altra cosa, che le carceri dovrebbero servire a rieducare. E questo concetto è stato preso anche nella nostra Costituzione, nell'articolo 27 si dice che il carcere ha una finalità di carattere rieducativo e serve e deve, il trattamento all'interno del carcere deve corrispondere a un sentimento di umanità. Guardate, è l'unico luogo in tutta la Costituzione dove si cita la parola umanità. Perché questo? Perché siamo venuti alle prime della Costituzione, c'era stato il regime fascista, e il regime fascista aveva fatto delle carceri dei luoghi nei quali le persone venivano annientate, tutte le dittature dando il peggio di loro dentro le carceri. Tenete conto che si poteva essere arrestati, si poteva essere privati della libertà, anche senza la pronuncia di un magistrato, semplicemente sulla base di una decisione di pubblica sicurezza. Ecco, in quel libro Beccaria spiega che cosa andava cambiato, che cosa si sarebbe dovuto cambiare nell'amministrazione per la quale lui lavorava, che era l'amministrazione austriaca. È passato tantissimo tempo e molte delle cose che ha detto Beccaria ancora non sono riuscite a fare. Perché il carcere è spesso usato come strumento per affrontare problemi di carattere sociale. Il fenomeno dell'immigrazione,
usiamo il carcere, il fenomeno della droga usiamo il carcere, a volte persino il fenomeno della povertà usiamo il carcere. Il carcere deve invece servire per contrastare i fenomeni più gravi di attentato alla sicurezza collettiva, e il carcere, dentro il carcere, deve prevedere dei percorsi di riabilitazione. Ora, nel corso di questi anni, come ho detto al Ministro, ho cercato intanto di risolvere un problema che era enorme, che era quello del sovraffollamento. In Italia avevamo 70.000 detenuti in 40.000 posti disponibili. Voi capite che in un carcere così non ci può essere nessuna possibilità di riabilitazione. E poi l'altra questione fondamentale è quella di iniziare a pensare a un trattamento che spinga il detenuto verso delle forme di recupero. Guardate, non è interesse solo del detenuto, è interesse della collettività, perché un carcere che alla fine produce delle forme di recidiva, cioè che quando uno esce ricomincia da capo come prima, è un carcere che non realizza sicurezza, anzi genera insicurezza. Io dico, rischia di essere una sorta di scuola di formazione per la criminalità a spese dei contribuenti. E noi oggi stiamo facendo uno sforzo per cambiare il carcere, ma la domanda che mi facevi riguardava il carcere minorile. Ecco, lì io devo dire che noi abbiamo tra le migliori esperienze europee, perché i ragazzi vanno in carcere soltanto quando fanno reati particolarmente gravi, se no vengono assegnati a forme di esecuzione della pena diverse dal carcere, perché ci sono operatori in numero adeguato rispetto ai ragazzi che stanno in carcere, e perché si sono iniziate delle forme di trattamento individuale che consentano di far sì che noi oggi abbiamo, mentre tra i grandi abbiamo tra i tassi di recidiva più alti d'Europa, tra i piccoli, tra i minorenni, abbiamo tra i tassi di recidiva tra i più bassi d'Europa. Tant'è che io ho voluto introdurre una norma: quando un ragazzo compie un reato e va in carcere minorile, fino a due anni fa, quando compiva 21 anni, veniva preso e mandato con i grandi. Ora voi capite, in un carcere minorile dove ci sono 50, 60, 70 ragazzi seguiti abbastanza bene con gli educatori, poi vieni preso e sbattuto in un carcere dove ci sono 2.000 persone, 1.500, ora in testa alcune realtà sovraffollate, ma anche meno, comunque una realtà profondamente diversa, vuol dire che tutto il percorso di recupero che hai fatto nel corso degli anni precedenti viene sostanzialmente cancellato. Abbiamo introdotto una norma che consente, naturalmente, quando non ci siano elementi di pericolosità, di arrivare fino a 25 anni nello scontare la pena nell'ambito del sistema minorile. E dobbiamo dire che, nonostante all'inizio si sia gridato al fatto che poteva creare scompenso tra i grandi, tra i piccoli, invece poi alla fine anche questo ha contribuito a un abbattimento del tasso di recidiva. Quindi quando parliamo della giustizia italiana dobbiamo dire tutte le cose che non vanno, ma ogni tanto anche essere orgogliosi del fatto che ci sono alcuni pezzi della giustizia italiana che sono tra i migliori d'Europa. Questo è il mio caso. Buongiorno signor Ministro, sono Andrea Palla della classe seguita di scuola Alberghiera. È un piacere averla qui con noi. Vorrei farle una domanda. Immagino che lei conosca la nostra realtà e che in qualità di Ministro della Giustizia come possiamo ritenerci liberi di vivere nella legalità quando ogni giorno siamo circondati da atti di delinquenza e spaccio. Difficile seguire la strada giusta in posti dove la vita è più complicata, però la vita più complicata non può essere in qualche modo un alibi per seguire delle strade sbagliate, perché bisogna guardare proprio le strade per loro. Quelle strade portano o alla galera o talvolta alla morte, perché chi prende quelle strade va sempre a finire male.
Quindi io voglio dire questo, alle volte qualcuno può pensare che quel tipo di attività possa dare un ritorno economico a breve termine, ma è una scorciatoia che porta di solito un bar, allora le prediche possono anche servire a poco di per sé, però pensate sempre che alla fine quelle vite che vengono portate su una strada sbagliata sono vite che non solo distruggono e si distruggono, ma che creano intorno anche disperazione e dolore. E quindi questo è quello che sarà il ragionamento più forte che si deve provare a fare. E poi naturalmente bisogna chiedere alle forze dell'ordine, allo Stato, cosa che lo Stato deve fare, di contrastare e di reprimere quei fenomeni. Ma quei fenomeni si combattono anche con le scelte individuali. E il fatto che voi avete deciso di studiare, di proseguire i vostri studi, magari di utilizzare i vostri studi per costruire un lavoro, in fondo è la risposta migliore che si può dare a comandare un infante. Grazie naturalmente a tutte e ciascuno di voi, ringrazio anche i prof che hanno preparato questo bel dibattito. Morale di questo incontro, ragazzi, il ministro è stato molto chiaro nell'ultima risposta che ha dato, per cui io ringrazio, che la giustizia, la legalità, ringrazio anche il questore che è dovuto andare via, il dottore Gualtieri, il dottore Migliorini, comandante della polizia di Divino, non è un problema che appartiene solo alle forze dell'ordine, solo ai giudici, non è un problema solo degli altri, ma la giustizia è un problema partecipato, si parla di sicurezza partecipata, ciascuno nel proprio piccolo, Andrea, il ministro l'ha detto bene, senza farci trascinare o influenzare gli esempi negativi, ma da ciascuno nel proprio piccolo, studiando, impegnandosi a scuola, ottenendo un diploma che gli potrà dare la possibilità di lavorare, denunciando se vede episodi negativi e vede commettere reati, quindi collaborando con la giustizia, è attore promotore di giustizia. Quindi questo è il messaggio che ci dobbiamo portare nelle aule e che dobbiamo trasferire a casa nelle nostre famiglie. La giustizia è un fatto di tutti.